Angiolini che lo supporta dall'altra parte pugliese, Angiolini scarica ancora, ancora per lo svedese, aveva tentato il tiro dal basso verso l'alto, c'è Flavio Messina che fa ancora girare il pallone, sempre Angiolini, tiro centrale inutile, soprattutto abbastanza semplice per il portiere, dall'altra parte Bargelli contro Fovio, oh Fovio, incredibile, Vito Fovio che cosa ha preso, quest'uomo è la storia della pallamano degli ultimi vent'anni e continua ad esserlo in maniera incredibile. E dunque adesso 23-24 è ancora nelle mani dei giocatori della Junior Fasano la possibilità di poter tornare sul risultato di parità. Qui peccato, doveva entrare Pignatelli, non ha beccato lo spazio, ancora Angiolini cerca di far girare il pallone, il numero 7 della Junior Fasano scarica benissimo Yossam per Pignatelli che la regala a Giovanni Pavani. E intanto dall'altra parte si è ripartiti subito e questa volta corretto sia la segnalazione di 2 minuti per Angiolini, corretta effettivamente, e anche la segnalazione di 7 metri. E intanto dunque seconda opportunità per recuperare raggiungere il pareggio da parte della Junior Fasano, però sprecata. E dunque il risultato è ancora fermo su 23-24 al minuto 24. Chiaramente si ripulisce adesso il parquet nell'attesa di riprendere le regolari operazioni di gioco. E intanto sarà proprio Fovio contro Bodidar Nikosevic. Ricordiamo Nikosevic, ex Pressano lo scorso anno, i due grandi amicizia si confrontano scherzosamente, prima anche un 5 molto sportivo. Intanto il capitano ci fa notare, Antonio La Tartara, che il capitano ripulisce tutto fare ormai, anche lui altro Highlander della pallamano patanese oltre a Vito Fovio. C'è addirittura qualche spettatore, no, soltanto uno in realtà, fuori dalla finestra. E intanto Nikosevic contro Fovio e la palla che finisce dentro. E dunque 23-25 quando mancano più di 5 minuti alla fine. La Junior ha assolutamente tutta la possibilità per poter riprendere il risultato. Intanto 23-25 come detto, e anche Notarangelo che è rientrato in questo momento. Yersam e qui fischiato nuovamente la 7 metri e intanto ancora una volta si procede alla pulizia del parquet. Scusate i ritmi blandi anche in sede di telecronaca, ma davvero, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, è addirittura frustrante dover tentare di organizzare con discreta mediocrità, purtroppo, e c'è da ammettere, nella gestione tecnica delle operazioni, però si spera che altrove possano, insomma, far tesoro degli errori odierni e migliorare. Intanto Messina 24-25. E dunque mancano 4 minuti e mezzo alla fine, una partita davvero interessante, bella, emozionante, con le due squadre che, per quanto siano sostanzialmente molto differenti sotto il profilo anche tecnico, sono riuscite a dare vita davvero a una partita avvincente e per quei pochissimi, per lo più addetti ai lavori, che oggi sono riusciti a vederla, davvero interessante. E intanto Nikosevic fa girare ancora la palla, finisce fuori ed eccola al minuto 26 la palla con calma che resta nelle mani di un altro
giocatore importantissimo per la storia biancazzurra, Zeliko Bearevic, che intanto ha dato e ha ceduto il passo a Yersam. Eccolo qui, Albin Yersam. Purtroppo non siete riusciti a vederlo, ma ha fatto una partita davvero bellissima Albin Yersam. Eccolo qui il 95, ancora per Notarangelo, sempre Yersam. Notarangelo, alza il ritmo la Junior adesso, sempre lui Notarangelo per Pugliese, si scambiano ancora i due. Ancora il 13 della Junior, Yersam, il tiro questa volta però è chiaro ed evidente il fallo, e infatti l'arbitro ferma e segnala che si riprenderà dunque da 9 metri. Si chiama intanto passivo dalla... ed eccolo appunto Yersam. Signori, avrei potuto urlare in tutti i modi possibili ed esaltare la giocata di questo giocatore con la maglia numero 95, ma ritengo che questo gol con un tiro dal basso verso l'alto, un sottomano imprendibile, un fulmine che ha sorpreso anche noi, davvero sia celebrabile soltanto con il silenzio di tutti quelli che ha sorpreso con questo tiro. Ancora in recupero adesso Yersam, casa dall'altra parte, ancora Nikosevic, sfondo e poi ripartire subito la Junior con Vito Foglio che lancia il numero 14 Messina, il capitano, e qui viene fermato dunque con un fallo, e l'arbitro che quindi segnala innanzitutto per fermare il tempo e permettere di pulire chiaramente il parquet e soprattutto per permettere al numero 14 di rialzarsi e verificare che le sue condizioni siano appunto tutto sommato. Si è rialzato appunto Messina, e intanto perdonateci se siamo ancora fermi e negli occhi abbiamo ancora la meraviglia assoluta del numero 95 di poco fa, un sottomano che davvero ha fulminato la palestra Franco Zizzi, meraviglioso. E adesso lui, il 95, giocatore appena arrivato alla prima presenza con la maglia biancazzurra, li ha trascinati i suoi compagni di squadra, al minuto 28 è chiamato a portarlo in vantaggio, 26-25 al minuto 28, Albin Yersam, e chiama a te time out. Questa partita, signori, peccato non abbiate potuto vederla, sottolineiamo ancora, per errori tecnici non imputabili alla regia tecnica fasanese, ricordiamo coordinata da Tiziano Di Carolo. Peccato non l'abbiate potuta vedere, è una partita davvero emozionante che però vede in questi ultimi minuti la sua parte probabilmente più intensa. Il risultato in questo momento è di 26-25 al minuto 28, una partita divertente, abbiamo visto sicuramente le due squadre fronteggiarsi, insomma la Junior Fasano fatta di mostri sacri della pallamano e di giovanissimi e di un simpatico svedese Albin Yersam che è arrivato qui a Fasano per trascinarli alla prima partita che, indipendentemente da come andrà, sarà sicuramente un gran risultato. E dall'altra parte invece un allenatore che sa più di tutti probabilmente di pallamano, può solo insegnarla, Branko Dumnic, grandissimo esperto, un maestro di pallamano con una corazzata costruita per puntare allo scudetto. Bello vedere che le due squadre si siano appunto fronteggiate a viso aperto. E dunque, minuto 28, si riprende con i giocatori già schierati in campo. Ed eccoci. E la panchina, la palestra Franco Zizzi è vuota, ma è la panchina della Junior adesso a invocare il no goal come in NBA. Nikosevic adesso, difesa un po' più alta, buona la difesa in questo caso da parte della combinata rocciosa De Santis-Bearevic. Chiunque preferirebbe qualunque altra cosa ma non trovarsi quei due, le due rocce lì davanti. Intanto ancora Junior Fasano in difesa e Ego Siena che prova,
anche il gol ancora. In questo caso è stato Casa che aveva tentato il passaggio ad allargare verso il compagno in posizione di terzino destro, era Bronzo in realtà, e poi ha tirato sorprendendo tutti anche Fovio. Ma adesso ancora altra opportunità per tornare in vantaggio, manca un minuto a partire da adesso, signori. Yesam fa girare il pallone, c'è dall'altra parte il 13, Notarangelo. Pugliese, ancora Notarangelo, fermato, non è sfondo, giusto così, ancora Pugliese. Yesam viene chiamato passivo, alza il braccio l'arbitro, si comunica anche ai giocatori, e questa volta Yesam, l'arbitro ha sul tiro ed è stato chiamato time out esattamente poco prima del tiro. Vediamo che decide l'arbitro e dà dunque time out alla Junior Fasano. Corretto, perché effettivamente anche dal nostro punto di vista è sembrato chiamarlo per davvero centesimi di secondi. Insomma, qui è rientrata pochi l'esperienza, anche la fortuna da parte della panchina della Junior Fasano, che adesso a 29 minuti 25 secondi deve cercare di portare a casa quantomeno questo attacco per permettere, difendendo coi denti, alla propria squadra dunque di mantenere il risultato di vantaggio fino alla fine. Saranno minuti concitatissimi, ovviamente non vogliamo perderceli, anzi siamo fortunati a non perderceli, per quanti siano riusciti a notare che la partita è terminata in diretta su Facebook, però saranno davvero secondi intensissimi. Vediamo intanto le due panchine, anche dall'altra parte Branko Dumnić, la sua esperienza incredibile nel cercare di dover non solo mantenere i nervi saldi per difendere e quindi fronteggiare l'attacco della Junior, ma anche capitalizzare il conseguente attacco per cercare di vincere una partita. Insomma, saranno 30 secondi che decideranno il futuro di questa prima giornata di Serie A Beretta. Rientrano dunque tutti gli effettivi. Paolo De Santis, la palla tra le sue mani, è il numero 6 della Junior Fasano adesso, in questa inedita maglia a strisce. Intanto Yosam, niente, il tiro parato, adesso 30 secondi di difesa e De Santis che va lì a difendere, però con l'uomo in meno in questo momento ha davvero gli ultimi secondi, la palla a pivot, ancora la rete, si attacca subito, 40 secondi, quindi ne mancano 20, e intanto Yosam che invita alla calma i propri compagni. Ha tentato, ovviamente era sotto passivo, doveva tirare necessariamente, e intanto ancora Bearevic, Yosam, Notarangelo, Pignatelli in posizione della sinistra, mancano gli ultimi secondi, Notarangelo deve tirare, entra Pignatelli, il tiro è suo, la parata è incredibile, e dunque Siena che vince una partita bellissima con la Junior Fasano, che però ha commesso il grave errore di dimenticare il cronometro negli ultimi secondi, e dunque regalando al Siena la vittoria di un punto, 26-27 dunque, una partita bellissima. Peccato, probabilmente ha pagato l'inesperienza dei due giocatori che hanno avuto in mano l'ultima opportunità, ossia Notarangelo e Pignatelli, e quindi termina qui. Ci scusiamo ancora a nome insomma dei tecnici federali per non aver potuto e non aver dato l'opportunità di seguire questa partita, nonostante appunto fosse l'unico modo quest'oggi. Vi ringraziamo, e un ringraziamento anche al coordinamento tecnico di Tiziano Di Carolo e al coordinamento tecnico anche di Antonio La Tartara. Un saluto da Vito Lamberti.